Questa lezione tratterà dei principi fisici degli ultrasuoni e della tecnologia delle apparecchiature. Sembra una cosa così noiosa e forse anche inutile, e in realtà è una base sostanzialmente fondamentale per poter svolgere un'ecografia di alta qualità, perché bisogna sapere con che strumenti si usa, si lavora e come utilizzarli nel modo migliore. L'ecografia era nata sostanzialmente come una tecnica radiologica, con delle macchine complesse, quindi come si va a svolgere un attacco e una risonanza. Nel tempo però questo è cambiato molto e oggi con la miniaturizzazione degli ecografi possiamo veramente dire che l'ecografia è diventata un'estensione dell'esame obiettivo e quindi questo permette di completare l'esame obiettivo non solo con l'ispezione, la palpazione e l'auscultazione, ma anche con la visione degli organi interni. Per far questo abbiamo bisogno di un ecografo, le cui dimensioni, come vedete in queste due immagini, possono essere quelle grandi, ma tanto quanto quelle minuscole che stanno in una tasca del camice, un trasduttore, un filo che lo connette all'ecografo, del gel per l'accoppiamento acustico e gli organi da indagare. Andremo a parlare delle interazioni ultrasuoni-corpo perché sono fondamentali per svolgere un'ecografia di qualità e idonea. Quindi non solo più ecografi di grandi dimensioni, ma ecografi molto piccoli. Cerchiamo di capire come si forma l'immagine ecografica. Gli ultrasuoni sono delle onde acustiche, quindi delle onde meccaniche, che originano dalla vibrazione ritmica di un solido che funge da sorgente. Quando le frequenze sono in quelle dell'udibile, parliamo dei suoni, come per esempio la voce che viene generata dalla vibrazione delle corde vocali. Per quanto riguarda gli ultrasuoni, la generazione di queste onde acustiche viene ottenuta con un brevissimo movimento di un cristallo piezoelettrico e come la voce si diffonde nel mezzo circostante, per esempio nell'aria o anche nell'acqua, se stiamo facendo un bagno al mare, anche ciò che viene emesso dal cristallo piezoelettrico si diffonde nel mezzo circostante che è in questo caso il nostro corpo. Quindi il trasduttore va appoggiato sulla cute, va messo del gel, e vedremo poi tra poco perché sia così importante per far sì che non ci sia differenza di impedenza acustica tra superficie del trasduttore e cute, differenza che sarebbe generata dalla presenza di aria. Arriva un breve impulso elettrico che deforma per un brevissimo istante il cristallo che, ritornando alla sua posizione iniziale, genera un'onda acustica proprio per una deformazione che rientra alla sua forma normale. Questa onda acustica si propaga nel tessuto e, mano a mano che vi passa, può incontrare delle situazioni che andremo a dettagliare che generano delle riflessioni degli ultrasuoni, cioè degli echi. Quando l'eco torna indietro e va a colpire di nuovo il cristallo piezoelettrico, che essendo rigido si era immediatamente fermato, lo deforma di nuovo e quindi genera un processo inverso. Dalla deformazione meccanica genera una piccolissima corrente elettrica, che sarà proporzionale all'intensità della deformazione, quindi all'intensità dell'eco riflesso. L'analisi di queste correnti, piccolissime correnti elettriche, viene elaborata e quindi permette di generare su monitor l'immagine di ciò che gli ultrasuoni hanno attraversato. Quindi è importante andare a capire l'interazione tra ultrasuoni e mezzi in cui questi passano, quindi una comprensione dei fenomeni di formazione della ecografia. Questo è molto importante perché sulla base di questa comprensione potremo scegliere l'attrezzatura più idonea per ogni organo da studiare e per ogni paziente da studiare a seconda del soma. Possiete ben immaginare che un paziente adulto obeso richieda un tipo di studio diverso da un neonato e la conoscenza di questi fenomeni di formazione dell'ecografia ci permetterà di dare una corretta interpretazione delle immagini ecografiche sullo schermo. Abbiamo detto che la tecnica si basa sugli ultrasuoni generati da un cristallo piezoelettrico. Gli ultrasuoni sono delle onde meccaniche, l'abbiamo già detto, delle onde acustiche, la cui frequenza ricade al di là di quelle che sono il range dei suoni, cioè delle soglie udibili. Le soglie udibili, i suoni, sono tra 16 Hz, 16 cicli al secondo,
e 20.000 Hz o 20 kHz. Tutto ciò che è sopra i 20 kHz viene denominato ultrasuono, ma per l'impiego diagnostico, cioè nella nostra ecografia, vengono utilizzate delle frequenze molto più alte, circa 100 volte più alte, attorno a 1,5-2 MHz, fino anche a 20 MHz, quindi anche 1.000 volte maggiori, che vengono emesse dagli ultrasuoni. Quindi siamo in un range molto più alto delle frequenze limite dei suoni. È importante conoscere le caratteristiche dell'onda acustica. Le caratteristiche sono determinate da una lunghezza d'onda, cioè lo spazio che viene percorso avanti e indietro in ogni ciclo, e dalla frequenza. Chiaramente maggiore la lunghezza d'onda, quindi ci vuole un tempo perché l'onda di compressione vada avanti e ritorni indietro e ritorni nella sua posizione iniziale, quindi questo tempo, quanto maggiore è questo tempo, tanto minore sarà il numero di volte in cui questo ciclo può essere eseguito al secondo, quindi tanto minore sarà la frequenza. Quindi più è bassa la lunghezza d'onda, maggiore è la frequenza. Quanto invece più è lunga la lunghezza d'onda, maggiore, tanto minore sarà la frequenza. E questa dipende dalla modalità di vibrazione della sorgente, cioè il cristallo del trasduttore. Come dicevamo, nella pratica clinica si usano trasduttori che mettono a frequenze almeno 50-100 volte superiori alla soglia dell'udibile. Va segnalato che in passato le sonde, chiamiamo non con l'attuale elettronica, emettevano a una singola frequenza, quindi ogni sonda poteva emettere la frequenza adatta al cristallo, ai cristalli che erano montati sulla superficie. Oggi, grazie all'impiego dell'informatica, è possibile far emettere una gamma di frequenze, cosiddetta una banda larga, e poi andare a selezionare su quale frequenza centrare l'emissione e centrare l'ascolto. Quindi la stessa sonda oggi può essere utilizzata a frequenze un pochino variabili, non chiaramente di un'estensione astronomica. Vi ricordo che le frequenze utilizzate come impiego clinico vanno in genere da 1,5 MHz a 20 MHz in questo range, definendosi a bassa frequenza quelle attorno a 3-4 MHz e alta frequenza quelle da 7,5 MHz in su. A parità di frequenze di lunghezza d'onda, la onda è caratterizzata anche da un certo livello di energia, quindi l'energia con cui viene emessa. Questo non è una cosa banale, giusto per comprendere, a prescindere dalla frequenza, energie maggiori chiaramente portano un'energia maggiore nel tessuto, inducendo degli effetti biologici. Se mai vi sia capitato di fare delle trattamenti di ultrasuoni per delle tendiniti, sapete che dovete muovere continuamente il trasduttore sulla pelle e non lasciarlo nello stesso punto. Perché? Perché se lo lasciate nello stesso punto, dopo un po' diventa dolente, perché l'energia meccanica che costantemente colpisce lo stesso punto genera dolore per il danno meccanico che si verifica e quindi va, diciamo, disperso. E il massimo di questo lo abbiamo quando utilizziamo, per esempio, degli ultrasuoni per spaccare i calcoli. È chiaro che in questo caso dobbiamo dare delle alte energie. Come facciamo a sapere a quanta energia sta lavorando la nostra sonda? Perché chiaramente questo è un dato importante, perché più alta l'energia e più c'è un rischio di creare dei danni, dei bioeffetti, quindi dei potenziali danni nei tessuti, che chiaramente saranno particolarmente pericolosi nelle strutture vulnerabili. L'occhio, il cervello del neonato, oppure il feto, situazioni dove dobbiamo limitare, per quanto più è possibile, l'energia meccanica liberata all'interno dei tessuti. Allora, per sapere a che energia meccanica stiamo lavorando, dobbiamo guardare sullo schermo dove in tutti gli ecografi viene sempre riportato l'indice meccanico, scritto come IM in italiano, come MI, Mechanical Index in inglese. Questo è un parametro che indica una stima indiretta dei bioeffetti potenzialmente generati e varia circa tra 0,01 e 2. Vi ricordo che la soglia di 1,9, quindi pressoché 2, è il limite massimo approvato negli Stati Uniti dalla Food and Drug Administration per gli ecografi diagnostici, quindi non per la litotrissia, proprio perché al di sopra di queste soglie il rischio di bioeffetti diventa importante.
Però gli ecografi normalmente non lavorano a questi valori di energia, ma lavorano già in modo ottimale attorno a 0,4 o 0,6 di indice meccanico, anche se quando si utilizza l'ecodoppler per il tipo di metodica, questa energia aumenta e supera tranquillamente il valore di 1, rimanendo sempre al di sotto di 1,9 negli ecografi che abbiamo nei nostri ambulatori. Questo indice è particolarmente importante per coloro di voi che avanzeranno nell'uso dell'ecografia e inizieranno a praticare anche l'ecografia col mese di contrasto, perché le microbolle del mese di contrasto che riflettono gli ultrasuoni sono microbolle di gas rivestite di una parete molto sottile di fosfolipidi, come una bolla di sapone. Se una bolla di sapone la investite di un'energia meccanica alta, chiaramente si spacca. La stessa cosa succede tra gli ultrasuoni e le microbolle di contrasto. Quindi quando andremo a lavorare con le microbolle di contrasto, l'indice meccanico andrà portato sotto 0,3 e di solito quasi tutte le apparecchiature lavorano attorno a 0,01-0,02. Quindi capite 5 volte inferiore l'indice meccanico a quello della normale ecografia diagnostica. Il messaggio è quindi non dimenticatevi che gli ultrasuoni che avete sono assolutamente sicuri, ma se utilizzati in modo ragionevole, e per l'ecografia diagnostica nell'adulto è sostanzialmente dappertutto ragionevole, ma con un po' di cautela, se andate su tessuti vulnerabili, in particolare l'occhio, e utilizzate l'ecodoppler oppure nel feto. Quindi in questi casi limitate l'utilizzo di queste tecniche allo strettamente necessario. L'onda che viene messa con una certa frequenza, con una certa lunghezza d'onda, con una certa energia, passa all'interno del tessuto, quindi si propaga all'interno del tessuto e vi si propaga con certe velocità, andando incontro a un assorbimento e attenuazione, generando riflessione e rifrazione. Questi parametri sono correlati alla impedenza acustica del tessuto. Il fascio ultrasonoro che passa nei tessuti molli e nei tessuti in generale, nei mezzi di trasporto, nei mezzi di fisici, gassosi, solidi o liquidi, ha una velocità che dipende dal mezzo e non dal suono. Va più veloce nei solidi, un po' più lento nei liquidi e ancora più lento nel gas, anche se chiaramente l'attenuazione è diversa e quindi nel gas, cioè nell'aria, andrà molto più distante di quello che possa andare nei solidi. Quello che a noi interessa è come si propaga all'interno del corpo, quindi all'interno dei tessuti molli. Per poter generare delle immagini con una topografia è fondamentale che la velocità non cambi significativamente nei diversi punti a seconda dei tessuti che vengono incontrati. E per fortuna questo è quello che la natura ha realizzato. All'interno dei tessuti molli la velocità di propagazione è all'incirca costante ed è circa 1540 metri per secondo. Ci sono piccole variazioni a seconda della densità del tessuto, ma per fortuna limitate. Cambia invece in maniera significativa, ma questo appunto è fonte di artefatti e non di studio, all'interno di densità molto diverse come possono essere l'osso o il gas, cioè l'aria nei polmoni, nell'intestino. L'impedenza acustica esprime l'entità delle forze che per ogni tipo di tessuto si oppongono alla trasmissione del suono al suo interno, cioè gli ultrasuoni che noi facciamo passare attraverso il corpo procedono e vanno avanti tanto più quanto minore è l'impedenza acustica, impedenza acustica che è proporzionale alla densità dello stesso tessuto. Quindi, chiaramente, cos'è la struttura più densa, più pesante? È l'osso e tutte le strutture calcifiche, e quindi queste sono quelle con la maggiore impedenza acustica. All'altro estremo, rispetto ai tessuti molli che sono nel mezzo, avremo il gas, che chiaramente è molto più leggero dei tessuti molli. Quindi il passaggio di ultrasuoni tra tessuti molli trova delle piccole differenze di impedenza, cioè di densità, mentre quando incontra aria osso cambia molto la intensità. La densità e quindi anche la reflettività, come vedremo tra poco. Per fortuna, invece, tra i vari tessuti molli cambia poco. Mano a mano che passa in questi tessuti di diversa impedenza, il fascio ultrasonoro viene assorbito e si attenua, viene assorbito proprio generando anche, seppure in frazioni impercettibili, calore, cioè l'energia rimane nel tessuto. Per gli usi diagnostici è impercettibile il cambiamento di temperatura. Se invece facessimo per esempio una litotrissia per mezz'ora nello stesso punto di un tessuto mollo, chiaramente genereremmo un aumento di calore proprio per la dissipazione dell'energia all'interno del tessuto perché assorbe l'energia.
L'energia si assorbe in modo casuale? No, è proporzionale alla frequenza e il cambiamento di assorbimento è chiaramente maggiore, l'assorbimento è maggiore quanto più tessuto viene attraversato, chiaramente viene attenuato di più. Cosa vuol dire? Vuol dire, in parole povere, che se noi utilizziamo sonde a frequenza più alta, in quanto la legge fisica è l'attenuazione di un decibel per ogni megahertz di differenza, diviso la distanza percorsa, questo è quanto si è attenuato il fascio. Se noi abbiamo frequenze più alte, i fasci ultrasonori perdono energia penetrando nel corpo e quindi arrivano ad avere poca energia in profondità, quindi non più sufficiente energia per creare degli echi. Quindi aumentando la frequenza aumenta l'attenuazione del segnale. Perciò le frequenze più alte avranno minore penetrazione, cioè esploreranno le regioni più superficiali senza giungere in profondità. Qui sono alcuni esempi, e sonde di 20 MHz non vanno più in profondità di 1 o 2 cm, perché poi l'energia acustica si è tutta attenuata qui e qui non ci sono più delle onde con significativa energia. Dall'altro lato abbiamo una frequenza di 3 MHz che può arrivare fino a 15-20 cm di profondità senza attenuarsi e chiaramente proporzionalmente per frequenze intermedie. Chiaramente verrebbe da dire allora, beh, utilizziamo sempre le sonde a bassa frequenza, perché così siamo capaci di andare fino in profondità e saremo in grado di vedere tutto. Chiaramente il concetto non farebbe una piega, ma non farebbe una piega se non ci fosse una problematica, che frequenze più alte generano anche una maggiore soluzione, e vedremo più avanti perché. Se vedete sulla destra, questo è un fegato visto per scansione intercostale destra, e vedete che riusciamo a vedere fino a circa 15 cm molto bene, questo è il diaframma. Quindi vediamo tutto il fegato perché stiamo utilizzando una sonda da 3,5 MHz. Se lo stesso approccio, lo stesso spazio intercostale, lo stesso fegato lo guardiamo invece con una sonda lineare da 7,5 MHz, vedete che in profondità, quando siamo qui a 6 cm, cominciano ad arrivare più i segnali. Vedete come diventa scuro? Perché il fascio ultrasonoro si è attenuato. Se poi passiamo a una sonda da 13 MHz, il fascio ultrasonoro, quando arriva al fegato, quindi dopo circa 2 cm di profondità, è già totalmente attenuato. Allora diremmo guardiamo sempre con le sonde a bassa frequenza. Ma come ben vedete da queste immagini, la bassa frequenza è associata a una minore soluzione nelle zone esplorabili. Quindi se guardiamo il tessuto superficiale, la parete intercostale, qui non riusciamo a distinguere bene i diversi strati, mentre con la sonda da 13 MHz distinguiamo la sute, il sottocute, la fascia poneurotica, i vari strati muscolari, dei muscoli intercostali e quindi chiaramente è dimostrato come la maggior risoluzione si paga con una minor penetrazione e viceversa. Ciò che ci genera gli ultrasuoni è il fenomeno della riflessione. Questo è il fenomeno per cui queste onde che passano nel tessuto, che vengono attenuate, mentre passano nel tessuto, incontrano strutture di impedenza diversa. Quando cambia l'impedenza, si genera una riflessione, quindi si genera un eco. Teoricamente, se incontrassimo strutture senza nessuna differenza di impedenza, un bidone di liquido puro, senza gas al suo interno, non avremmo nessuna riflessione. Quindi vedremo delle immagini totalmente nere. Quando invece si incontrano strutture con diversa impedenza, quindi diversa densità dei tessuti, vengono riflessi gli echi, si generano gli echi, cioè si genera la visione, la scrittura degli echi, la ecografia. Quindi l'ecografia si basa sul fatto che il tessuto abbia impedenze diverse, ma questi cambiamenti di impedenza non sono solo grossolani, la parete del vaso rispetto al parenchima, ma con le sonde che utilizziamo risentono anche di cambiamenti di impedenza più piccoli, quali sono per esempio le gocciole lipidiche all'interno degli epatociti. Una gocciola lipidica è molto più leggera, meno densa della cellula, del citoplasma e del mesenchima, e quindi questi cambiamenti di impedenza in un fegato grasso, lipide parenchima, rifletterà di più di un parenchima che invece è tutto uguale. Quindi l'ecografia è basata sul fatto che all'interno dei tessuti, anche a livello cellulare e a livello del mesenchima, ci siano strutture con densità lievemente diverse tra di loro. Questi echi che tornano indietro generano l'ecografia bidimensionale. Quanto più forte è l'ecoriflesso, tanto maggiore è l'intensità, il livello di bianco che viene registrato sullo schermo. Quindi se viene riflesso tutto il segnale,
sull'immagine avremo qualcosa di totalmente bianco. Se non ci sono differenze di densità, quindi non ci sono differenze di impedenza e non c'è riflessione, ciò che vediamo sullo schermo è tutto nero. Quindi l'ecografia si svolge in scala di grigi. La sonda non emette un unico impulso ecografico, ma ne emette una serie basata sui cristalli da cui partono, che in genere sono dai 64 agli oltre 200. Ogni cristallo lungo la sua linea incontrerà strutture diverse che potranno non riflettere, per esempio questo cristallo più laterale non incontra differenze di impedenza, di strutture con differenti impedenze in questo tratto, mentre questo cristallo centrale fa passare il suo ultrasuono in una serie dove c'è una differenza di impedenze, quindi registrerà un segnale. Quindi questa somma di segnale andrà a generare delle strutture bidimensionali per un aspetto laterale generato dai singoli cristalli e per un aspetto di profondità legato al fatto che mano a mano che l'ultrasuono passa, quando incontra differenti impedenze, viene riflesso alle diverse profondità. Come fa l'ecografo ad attribuire il fatto che quell'eco sia da mettere sull'immagine più profonda o più superficiale? Calcola il tempo tra l'emissione e il tempo dell'eco ricevuto, sapendo appunto che la velocità è circa costante, 1540 metri al secondo nei tessuti molli. La macchina calcola il tempo tra l'emissione dell'ultrasuono e il tempo di ricezione e quindi calcola a che profondità mettere quello specifico segnale ecografico. Mano a mano che però gli ultrasuoni procedono nel tessuto, abbiamo detto che si assorbono, quindi il segnale diventa sempre più debole. Questo potrebbe far sì che le strutture più profonde appaiano più nere, ma non perché abbiano strutture meno dense, ma solo perché i segnali sono di una densità minore. Allora, per correggere questo, che soprattutto con le macchine senza correzione dell'elettronica era più evidente, si sono adottati dei sistemi che permettono di cambiare il guadagno, cioè quanto bianco viene rappresentato un segnale sullo schermo, alle diverse profondità. Quindi posso dire che alle strutture più superficiali non aggiungermi del bianco perché hanno già molto segnale. Ma mano a mano che il segnale va in profondità, devi aggiungermi del bianco per tener conto che voglio rappresentare con lo stesso livello di bianco strutture che hanno stessa differenza di densità di impedenza, anche se quelle più profonde genereranno segnali più deboli perché il segnale si è attenuato lungo il percorso ed è arrivato da loro con un'energia meccanica più debole. Questo lo vedrete, per esempio, qui su questa macchina. E in altre macchine dovete spingere dei tasti perché digitali, quindi dovete lavorare sulla macchina per ottenere l'immagine migliore e per ottenere l'immagine giusta che maturate con l'esperienza. Perché se chiaramente date del grandissimo segnale erroneamente in superficie e invece di aggiungerlo lo togliete in profondità, è come se la macchina vi dicesse: guarda che questo ultrasuono che tu hai mandato ha attenuato moltissimo. Quindi il messaggio sarebbe: le strutture superficiali sono molto attenuanti, se stiamo guardando il fegato sono molto piene di grasso e questo invece può essere unicamente un errore di regolazione della macchina. Questo è il motivo per cui è così importante conoscere la fisica degli ultrasuoni, perché altrimenti c'è un rischio non trascurabile di fare delle diagnosi sbagliate solo perché non si conosce bene come regolare la macchina. Gli ultrasuoni nel passare nel tessuto non solo tornano indietro sulla stessa linea, ma vengono anche rifratti e quindi si crea un fenomeno di dispersione, cioè tornano indietro andando a colpire altri cristalli, quindi con tempi di ritorno diversi e quindi vengono registrati a profondità diverse sul cristallo vicino, non sul proprio. Questa dispersione di segnale o scattering fa sì che nelle strutture solide si crei una sorta di grigio di sfondo e non solo una serie di segnali bianchi e neri. Quindi noi i parenchimi li vediamo come delle strutture abbastanza omogeneamente grigi per il fenomeno della dispersione. Inoltre, gli ultrasuoni possono venire mandati sia sul piano trasversale che assiale, focalizzati. Cosa vuol dire focalizzati? Che il piano d'appoggio da cui vengono messi gli ultrasuoni è circa 1 cm, ma in profondità questo fascio di ultrasuoni si può sottigliare. Immaginate come tagliare una cosa di burro con un coltello, cioè qualcosa di sottilissimo, o abbassarlo con una spatola. Se abbassate con una spatola, in ogni punto ci sarà meno energia, fate più fatica anche ad affondare.
Quello che fa l'ultrasuono è trasformare in profondità da una spatola a un cuneo, quindi come se fosse da una spatola a un coltello, quindi come se fosse un cuneo. Nel punto dove mettete il fuoco, quindi dove si concentra l'energia, che è sempre indicato sullo schermo, in questo caso da questa freccia, avrete la massima energia e anche la massima risoluzione. Questo è importante perché chiaramente è in generale lo potete tenere circa a metà, ma se ciò che vi interessa è andare a vedere a un certo punto è in basso oppure è superficiale, è bene spostare il fuoco per dare la massima risoluzione. Per esempio, qui non si distingue molto bene il profilo del fegato. Se in questo momento mi interessasse andarla a vedere, sarebbe bene spostare il fuoco superficialmente. Quindi questo è un altro elemento che è importante conoscere per ottimizzare le immagini. E questo lo facciamo in modo elettronico, cioè giriamo una rotella che mi fa spostare il fuoco e la macchina emette i fasci ultrasonori a tempi diversi per concentrare il fuoco. La qualità dell'immagine dipende anche dalla capacità di calcolare dell'ecografo, perché chiaramente quanto più piccoli sono i pixel, tanto più risoluta è l'immagine. Per avere pixel piccoli ci vogliono molti cristalli e quindi una capacità di elaborazione maggiore. Questo vi spiega perché macchine più potenti abbiano una capacità, una risoluzione, un'accuratezza migliore di macchine meno potenti, ma questo vale come tutto per l'informatica. Questa è un po' la prima parte. Tra poco andremo con la seconda parte. In questa seconda parte andremo a parlare della risoluzione spaziale delle sonde. Questo è molto importante per capire perché, per esempio, una stessa lesione si riesce a identificare con una sonda, ma non si, o un ecografo, e non si riesce invece a identificare con un'altra sonda o un altro ecografo. Dice, ma facciamo l'ecografia, perché quella lesione si vede e qui non si vede più? Questo dipende anche dalla risoluzione spaziale, indica la precisione con cui si possono individuare i particolari dell'immagine e quindi la combinazione tra risoluzione assiale e risoluzione laterale che ha il sistema ecografico. La risoluzione assiale è la capacità del sistema di riconoscere due strutture che giacciono lungo l'asse di propagazione del fascio ultrasonoro. È direttamente proporzionale alla frequenza di emissione e inversamente la durata dell'impulso ecografico. Quindi la cosa che è importante è la frequenza di emissione e la durata dell'impulso. Quanto più breve l'impulso, tanto più alta sarà la risoluzione. Quindi dipende da alcune cose che sono invariabili, la qualità della macchina e del trasduttore, di quanto fa durare l'impulso dopo che l'energia elettrica colpisce il cristallo piezoelettrico, e invece dalla frequenza, che è una cosa che possiamo scegliere noi. Sostanzialmente, quando abbiamo strutture tra loro vicine, diverse cellule, diversi agglomerati di cellule, se la lunghezza d'onda ne investe 4 per ogni ciclo, non potrà distinguerle, perché ce ne sia una o ce ne sia 4, per lei, per l'onda cambia l'impedenza e quindi, per esempio qua, la registrerà come un unico segnale. Se invece utilizziamo una frequenza più alta, che quindi è una lunghezza d'onda più corta, la lunghezza d'onda cambierà e vibrerà tra un bersaglio e l'altro e quindi riuscirà a separare le riflessioni dei diversi bersagli. Quindi quanto più alta è la frequenza di emissione, tanto maggiore è la risoluzione assiale. Qui vedete il lobo destro della tiroide guardato con la stessa sonda, ma in un caso mantenuta a un'alta frequenza di emissione, circa 9 MHz, e nell'altro caso ottenuta circa 4 MHz. È chiaro che il lobo si vede ugualmente, ma guardate com'è diversa la risoluzione del muscolo sternocleidomastoideo dei diversi strati del sottocute. Qui non li distinguiamo, qui non riconosciamo i fasci dell'epimisio, come il bordo della tiroide qui è più confuso, più irregolare. Questo perché siamo a una frequenza più bassa. Chiaramente la frequenza più bassa sfonda di più, ma quindi è utile sfondare di più solo laddove ci sia una struttura in profondità da vedere. Se la struttura è superficiale, è meglio utilizzare la frequenza più alta possibile. La risoluzione laterale, invece, è la capacità del sistema di riconoscere due strutture che giacciono perpendicolarmente, cioè lateralmente, al piano di propagazione e dipende dal numero di cristalli. E quindi è anche inversamente proporzionale alle dimensioni dei cristalli. Se su una sonda di 3,5 cm ci mettiamo 100 cristalli, dovranno essere più piccoli che se ce ne mettiamo 10 a coprire la stessa distanza. Questo chiaramente perché per poter distinguere due bersagli come separati tra di loro,
deve esserci sia un ultrasuono che colpisce il bersaglio, sia un ultrasuono che passa senza colpire nulla, sia un altro ultrasuono che passa colpendo il bersaglio, perché in questo caso mi dirà che qui c'è vuoto tra i due, altrimenti me li rappresenterà insieme. Quindi questa riga è una rappresentazione di piccoli bersagli visti con una bassa risoluzione laterale, quindi un basso numero di cristalli, e questo i bersagli reali, come visti con una sonda, qui lo vedete dove sto passando il mouse a sinistra nella riga in alto, con un'alta risoluzione. Quindi da cosa dipende? Dalla qualità, e quindi di solito dal costo, delle sonde e dall'apparecchiatura, e non si può modificare una volta che avete l'ecografo in mano, dipende da che ecografo avete comprato. Parametri da gestire in bidimensionale, quindi tutte queste cose che abbiamo detto fino adesso si tramutano in dover fare delle regolazioni che non sono enormi ma sono importanti per ottenere la miglior immagine. Dobbiamo regolare il guadagno generale perché abbiamo detto che l'attenuazione acustica è diversa da persona a persona, dipende dal soma, da quanto è spesso sottocute, quindi se vogliamo guardare una struttura in profondità, per un paziente che ha un sottocute che attenua molto, e quindi in profondità arrivano energie più basse, dovremo aumentare il guadagno generale. Poi forse magari dovremo aumentare anche i guadagni differenziali, cioè in profondità rispetto alla superficie. Dovremo scegliere la frequenza di trasmissione adatta, che dicevamo, più vogliamo vedere in profondità e più bassa sarà la frequenza, e viceversa, superficialmente più alta la frequenza. E quindi regoleremo anche la focalizzazione del fascio ultrasonoro e, a seconda di ciò che andremo a vedere, sceglieremo anche la forma della sonda, oltre che la sua frequenza, che di solito sono correlate tra di loro. Le sonde più ad alta frequenza di solito hanno una disposizione dei cristalli uno vicino all'altro su un piano piatto, cioè sono sonde lineari. Come potete vedere, gli ultrasuoni partono paralleli, e quindi il rapporto di distanza laterale rimane uguale a tutte le profondità, quindi rimane uguale la risoluzione laterale. Quando invece utilizziamo una sonda convex, i fasci ultrasonori divergono e quindi chiaramente la risoluzione spaziale laterale sarà più bassa in profondità che in superficie. Allora, qual è il vantaggio di utilizzare una sonda convex? È che possiamo esplorare degli spazi molto più grandi. Se questa sonda lineare è larga 3,5 cm, per guardare l'addome dovremo strisciarlo avanti e indietro per molte porzioni, rischiando di non coprire alcune parti. Qui invece, con frequenze più basse, che quindi ultrasuoni che vanno più in profondità e divergono, riusciremo a coprire 15 cm invece che 4,5. Se poi il punto d'appoggio è molto limitato, per esempio per fare l'ecocardiografia, in quanto dobbiamo mettere la sonda nello spazio intercostale, altrimenti sulle coste l'osso blocca il passaggio degli ultrasuoni e sul polmone l'aria blocca il passaggio degli ultrasuoni, quindi sarà un piccolo punto d'appoggio, ma tramite quella piccola finestra vogliamo vedere molto in profondità. Quindi le sonde settoriali o phased array fanno divergere molto i fasci ultrasonori, chiaramente a scapito della risoluzione, ma in alcune sedi permettono di esplorare le strutture che altrimenti non avrebbero accesso. Alcune immagini. Trasduttore lineare, questo è il punto d'appoggio, come vedete i cristalli sono coperti di una gomma, un accoppiatore acustico che è morbido per avere un'impedenza, una densità simile a quella dei tessuti molli. Su questo va appoggiato il gel e poi va appoggiato sulla cute. Le sonde lineari hanno larghezze che vanno dai 2,5 cm fino ai 7 a seconda di quello che dobbiamo esplorare. Un tendine di un dito beneficerà e esplorerà meglio con una sonda da 2, mentre un muscolo vasto mediale, per vedere se c'è un ematoma, si esplorerà meglio con una sonda da 7 centimetri. Chiaramente il parallelismo dei fasci ultrasonori permette un'ottima risoluzione, anche se a causa della rifrazione e dispersione, più si va in profondità e minore diventa la risoluzione. Per cosa si usano le sonde lineari? Per studiare strutture molto superficiali, dove non c'è bisogno di andare a studiare zone ampie, per esempio la tiroide del collo, le ghiandole salivari, piani muscolari, l'osso articolare, per le strutture superficiali. Se dovete vedere un muscolo molto grosso, potrei aver bisogno di una sonda convex. I nervi che passano superficiali, lo studio della cute, i vasi periferici che sono superficiali quasi sempre, l'occhio, la mammella, il pene e lo scroto. Se invece andiamo nell'addome, chiaramente abbiamo bisogno di studi, come abbiamo detto, di spazi più ampi da indagare. E quindi utilizzeremo un trasduttore convex che permette un campo di visione molto più ampio e inoltre sull'addome la pressione sulla cute permette di far adattare la cute anche a una sonda convessa, in quanto non ci sono strutture rigide e sottostanti che si oppongono. Per cui
Una sonda convex non funzionerebbe, per esempio, se vogliamo andare a studiare il collo, perché le parti laterali chiaramente non appoggerebbero sulla cute, e quindi interponendosi aria, gli ultrasuoni, cambiando impedenza tra trasduttore e aria, tornerebbero tutti indietro e vedremo solo in questa piccola porzione. Quindi i motivi delle diverse forme sono legati anche all'anatomia degli organi che andiamo a esplorare. Chiaramente si paga un po' con una minore risoluzione laterale e anche minor risoluzione assiale, proprio perché le frequenze sono più basse. Per cosa si usano le sonde convex? Per studiare l'addome, in particolare fegato, colicisti biliari, pancreas, milze reni, asse mesosplenoportale, vena cava inferiore sovraepatiche, arterie addominali, aortoiliache diramazioni, utero ovaie, linfonodi e masse addominali, ascite, pareti intestinali. In genere viene integrato con la sonda lineare se l'ansa viene subito sotto la parete anteriore dell'addome, il torace quando vogliamo andare a vedere i versamenti pleurici profondi e come guida per l'interventistica dell'addome. Dobbiamo tener conto, come abbiamo detto alcune volte, che la massima risoluzione si ha con le frequenze più alte e quindi vorremmo sempre utilizzare le frequenze più alte, ma alcune strutture sono troppo profonde per essere raggiunte da frequenze alte. C'è però una soluzione, ci sono alcune situazioni dove possiamo portare il trasduttore ad alte frequenze per ottenere la massima risoluzione vicino all'organo da indagare e questo lo si fa utilizzando i trasduttori endocavitari in cui il trasduttore è posto in cima a uno strumento che permette di introdurre, per esempio nel canale anale, nel canale vaginale o per esempio su un endoscopio, il trasduttore ecografico e quindi di andarlo a appoggiare vicino all'organo che vogliamo studiare e quindi di permetterci di utilizzare le alte frequenze. Quindi questi vengono utilizzati, questi sono trasduttori cosiddetti convex, micro convex end fire, cioè in cima, sparano il fuoco in cima e sono convessi. Altri ce l'hanno qui lungo tutto il canale e sono cosiddetti lineari e vengono utilizzati per la prostata. E in questo caso, quindi per la prostatica transrettale, possiamo utilizzare le micro convex end fire oppure le lineari o le lineari biplanari dove c'è anche in senso trasversale un'altra fila di cristalli. Per la pelvica transvaginale, in cui le ovaie possono essere spostate, quindi dobbiamo avere un ampio spazio da indagare, utilizziamo le sonde convex e non lineari, quindi le micro convex end fire. Per l'endoscopica, l'endovascolare utilizzata pochissimo, si può o inserire una microsonda all'interno del canale operativo dell'endoscopio e quindi una meccanica rotante, oppure delle microconvex applicate lateralmente in cima all'endoscopio. E questo permette chiaramente, per esempio, se si vuole studiare una piccola irregolarità di una parete di una cisti pancreatica, da fuori la risoluzione con le frequenze della convex da 3,5 MHz non sarà mai sufficiente. Se invece andiamo a portare la sonda lì vicino, possiamo utilizzare 7,5 MHz e quindi andare ad avere una risoluzione adeguata a capire la natura di queste cisti. Avevamo detto che l'ulteriore possibilità sono le sonde phased array o settoriali, che vengono utilizzate in cardiologia perché l'accesso intercostale è stretto. Per il Doppler transcranico, perché questo vale soprattutto nei bambini dove si passa tramite le fontanelle, e nell'adulto per studiare i vasi transcranici perché c'è un unico punto piccolo a livello del piatto osseo-temporale che è così sottile da far passare gli ultrasuoni, ma qui va appoggiato tutto il piatto del trasduttore. Oppure in terapia intensiva e in rianimazione perché i pazienti hanno molti drenaggi, molte ferite e medicazioni, quindi gli spazi dove appoggiare la sonda sono molto limitati. Abbiamo concluso così l'analisi del passaggio degli ultrasuoni, delle interazioni coi tessuti e del tipo di sonde che si utilizzano. Quindi conclusa la parte 2.